l'aglio granulare, l'olio. Che facciamo? Siamo oggi? Pronti? Oggi facciamo un piatto. Ma tu chi sei? Su pochi di Gesù. Su pochi di Gesù. Orre la cucina. Orre la cucina. Benvenuti a un nuovo video di Pachito Piccante a grandissima richiesta. Ciao. Ogni tanto si fa vivo, poi va girando per il mondo. Posso parlare? Cosa ci presenti oggi? Un piatto per crudisti. Addirittura? Cioè. È zucchine crudo. Spaghetti di zucchine. Ah. Con pesto di basilico. Ok. Spaghetti di zucchine. Però ci vuole questo attrezzino, vedete? Se no ho qualche altro attrezzo per fare I fili di zucchine. Comunque è un piatto buonissimo, nel frattempo che Pachito fa, voglio dire sta cosa, che a me piace tantissimo mangiare questo piatto d'estate, perché è super leggero ed è molto rinfrescante, molto buono. Ah, sapete? No. Sì, le zucchine contengono comunque poche calorie, quindi è leggerissimo. E magari lo potete fare in alternativa alla pasta qualche volta per stare leggeri. Dovete notare come escono, guarda. Meraviglia. Vedete gli spaghettini di che belli questi spaghettini. Sono proprio dei spaghettini. Questa macchina l'ho comprata io, la comprai tipo su Amazon, su eBay, una roba del genere, la pagai pochissimo comunque. Ma si trova anche a volte in questi Euronics, costa poco. Sì, è proprio per fare. È macchina per fare. Si possono fare così, non solo le zucchine, ma anche altri tipi di verdure. Le carote, per esempio, sono molto indicate. Le carote, le patate, un sacco di cose. Sono buonissime. Guardate qua le frigge, vi consiglio questo piatto da farlo anche se avete qualche invitato, tipo come antipasto. È molto molto sfizioso e saporito. Fa bella figura, una cosa originale, o no, Paghi? Sì. No, ma originale, ma è poi sfizioso, però guarda. Sfizioso? Vero, guarda. Veramente. Questo si utilizza tutto, non è che si butta. No, no, praticamente non si fa altro che girare. Guarda. E guardate tutta la zucchina. Adesso. Ah, non rimane questo coso. Che si fa con questo? Ah, tu lo fai a pezzettini. No, dai, glielo metti dentro. Infatti. Ecco. Non è in opachito, non butta niente. No, pure questo. Ricicla. Lo fai a tipo spaghettini tu così. A giulienze, no? E poi la fa assaggiare, fatelo. Non so, pure sorprendente. È vero, ecco. Questo è buono. Va bene? Va bene. Questo è piatto. Adesso lo dobbiamo condire. Esatto. Prendiamo questo. Con che lo condiamo? Con un trito di basilico, un pesto. Di basilico speciale però, Guarda che bella cupoletta ho fatto, va chi? Mi piace? Bella. Allora, qua dentro un po' d'olio extravergine di oliva. Basilico. Un po' di sale, un po' di aglio. Allora vai. Quindi mettiamo basilico, un pezzetto e d'aglio, questo. Un po' di sale e olio extravergine d'oliva. E olio extravergine. Con il quale potete condire anche la pasta, comunque. Ecco qua. Io tengo già la misura. Aggiungiamo anche un goccino d'acqua. Ok. Il pesto, sta specie pesto, perché non è proprio un pesto col formaggio, cosa un po' semplice come pesto. L'anamoro pesto. I pomodorini anche, versiamo i pomodorini sopra. Paghi, ma questo cappello pare che stai a Cuba. E sta cadendo. Io la panna, poi ci mettete, come ma pare che tiene voglia una fatica. Prendi tu la granella. La granella di mandorle. O la granella di pistacchio. Oh. Guardate che chef. Granella di mandorle. Bellissimo. Un filo d'olio extravergine di oliva. È una bella fetta di. Aspetta. Oh, e che bellissimo piatto. Per terminare. Da mano. Vai! Quando vuoi? Per terminare, un tocco non crudista. No, Greca, non mi piace così. Era meglio come ho fatto io, Paghi. Così, guarda. No, Paghi, no,
Guarda. Ecco, si stava bene. Accalzato. Questo per no! No! Non ci vuole, mamma. Lei vuole mettere il mamma. Vuole mettere il mamma. Però ma che scaglia. Per crudisti questo no. Per ma noi non siamo crudisti. Quindi vegani. Lo possiamo mettere un po' di... Crudisti. Se siete crudisti non lo mettete, se non siete come noi mettete qualche scaglia parmigiana, è più buono, ecco qua. E sembra la pasta a pomodoro. Ah, è troppo buonissimo, noi ci mangiamo. Tieni. Eccolo qua, che meraviglia, ma chi è buonissimo. È troppo bello invitante, eh? Speriamo che vi è piaciuto. Però fate vedere che ve lo mangiate. Certo, no, ma fate vedere, noi ci mangiamo veramente. Spaghetti di pollo insalatine, un'altra... Con... pesto di basilico e pomodori. E ma cosa devono fare? Sono da mangiare. E no, devono mettere no. Tanti pollici in su, mettete tanti pollici. Like per Pachito. Non so a che servono questi pollici. Servono, perché se non, se non metto i like non li facciamo più i video. E tanti bene. Like per Pachito. Buon appetito. E taggateci nelle vostre foto su Instagram e su Facebook, va bene? Io volevo salutare quella signora. Che quella signora? Quell'infermiera. Ancora! E salutala. No, quell'infermiera dell'ospedale Cardarelli, poi lei lo sa. Va bene, mandaci un bacio però a tutte le tue fan. Ah, reparto maxillofacciale. Cardarelli. Un reparto perfetto, mi sono trovato benissimo. Va bene. Perché stiamo facendo? Sponsor Cardarelli. Diciamo oh, perché dai, il Cardarelli. Un bacio a tutte le tue follower. Ciao. Acchiappate te. Ciao. Sì. Ti. Un bello mollone. Ma forse ne cresciute capi. No, ma chi? Sempre, sempre la capa pelata. Vai, ma tu hai messo solo con capi. Si potesse... Il 18 devi guardare un mio amico che abbiamo fatto l'università insieme, no? Sergio si chiama. Ehi, Pasquale, vado prima a prendere Antonio. Ma tu subito lo riconoscevi, quello non è cambiato proprio. Beata Isca, ma anche tu sei uguale, senza capire, la barba bianca. Sono proprio tale qua. Come trent'anni fa. Arrivederci. Arrivederci. Stavati Arrivederci. Bene. Ciao. Pollice in su. Pollice in su.